Il mio calcio furioso e solitario, il libro che ho scritto, ero realmente molto solitario, però una solitudine non dolorosa. Io sto bene da solo, sono sempre stato bene. Gloria e litigi, lessico provocatorio, progetti visionari e passioni letterarie. Walter Sabatini si racconta così a cuore aperto, vite pallone, inesorabilmente intrecciati in una matassa che si dipana pagina dopo pagina nel libro scritto in forma di lettera al figlio Santiago, Il mio calcio furioso e solitario. L'ex direttore sportivo Amaranto è stato protagonista in Piazza Grande della prima serata di Moonlight Festival. Walter Sabatini è stato direttore sportivo Amaranto in due periodi diversi, prima dall'autunno del 1998 all'ottobre 2000 sotto la presidenza di Giovanni Bovini. Ecco, la prima cosa che ho fatto è stata con Giovanni Bovini qui. Io ero reduce da un'esperienza a Trieste e sono venuto qui e ho trovato una squadra, devo dire, non modesta, ma una squadra molto normale che andava un pochettino rivisitata. Cosa che ho fatto a gennaio, ma non era una squadra che sarebbe retrocessa, però un piccolo rischio lo vedevo nei comportamenti della squadra. Quindi a gennaio sono venuti alcuni giocatori, il primo è stato Frederic Massara, il crossatore seriale, perché Frederic non faceva mai gol ma crossava sempre. Poi mi sembra che prendemmo Smanio, che era un grande centrocampista, certamente prendemmo Martinetti, che avrebbe potuto giocare in Serie A e non capisco perché non sia successo. E poi prendemmo Zampagna, che era un dilettante, era un tappezziere Zampagna, cioè quando l'ho preso lui faceva il tappezziere, quindi passare da fare il tappezziere a fare il professionista in C1 ce ne corre. Poi a cavallo tra il 2001 e il 2002 con Piero Mancini al timone. Nell'autobiografia Sabatini ripercorre le tappe della sua vita e della sua carriera. All'interno delle 158 pagine non mancano i riferimenti ad Arezzo. Tanto lo devo a questa città, moltissimo, della quale mi ricordo con grandissimo affetto. Sarai sempre nel nostro cuore, soprattutto perché noi ti stimiamo tantissimo. Grazie. Grazie, contraccambio veramente. E essere venuto qui stasera per me, devo dire che è una forte emozione. Sono contento di essere stato invitato. Grazie.